Buonasera agli ascoltatori, la verità alle 7 che scoccano in questo istante e come preannunciato siamo in collegamento con Claudio Antonelli, colonna della verità e di Panorama, che dovrebbe già ascoltarci. Buonasera caro Claudio, come stai? Sono qui, grazie per l'invito e buonasera a tutti, direi. Senti, qui, come dire, come dice il poeta, all'apparir del vero, è venuto fuori il decreto alla fine della fiera, bollinato. E pubblicato era peggiore di come lo avevamo descritto, mi pare. Allora, devo ammettere che nell'articolo che ho scritto ieri e pubblicato stamattina, per certi versi sono stato un po' ottimista. Dall'altra parte, qualcosina ho sbagliato, il grosso però nei contenuti era corretto a mio avviso. Cioè, a cosa mi voglio riferire? Mi voglio riferire al fatto che le fonti interpellate fino a ieri sera alle 8 più o meno di sera ritenevano impossibile che nella giornata odierna il decreto, cosiddetto decreto liquidità o DL imprese, finisse in gazzetta, quindi diventasse effettivo, pardon, diventasse decreto a tutti gli effetti. Questo perché? Perché dentro il testo fondamentalmente non c'erano soldi, c'era questo 1,5 miliardi indicato a copertura per questa maxi leva promessa enorme di 400 miliardi di fidi garantiti in gran parte dallo Stato. Questo perché si attendeva, almeno la nostra valutazione politica è stata questa, si attende l'esito dell'Eurogruppo. Purtroppo nella notte si è capito che l'Eurogruppo in corso oggi non avrebbe portato a risultati, non avrebbe portato a risultati definitivi o comunque a scelte Certo. condivise. Sicché intorno alle 3 di notte il testo è stato bollinato e prima del mattino, prima dell'alba, è apparso in gazzetta. Quindi, se da un lato, come dire, abbiamo sbagliato in parte, ho sbagliato in parte la previsione, dall'altra parte purtroppo il testo è a saldo zero fondamentalmente, cioè a parte quella cifra indicata prima non c'è altro. Sicché è molto difficile immaginare che da 1,5 miliardi si arrivi a 400 miliardi, cioè uno schema quasi magico direi, cioè nel senso Bernie Madoff ci sarebbe riuscito, però è finito anche in galera, ecco diciamo. E invece qui è messo nero su bianco in un decreto, tant'è che i dettagli probabilmente lasceranno capire che lo sviluppo di questo decreto, quindi mi riferisco ai decreti attuativi, e l'applicazione pratica, quindi il fatto che un'azienda possa andare in banca e ottenere il fido, non sarà così semplice. E proprio domani sulla Verità faremo tutta un'analisi a questo punto ai raggi X del testo ufficiale. Però la domanda te la devo porre, ma insomma, come possono pensare che gli italiani non si accorgano, ci vorrà un giorno, 2 giorni, 5 giorni, una settimana, 2 settimane, ma che non si accorgano della differenza tra gli annunci televisivi, la potenza di fuoco, credito per tutti. E poi il fatto invece che uno va allo sportello e ti dicono no, lei no, non si può fare. Cioè, co come fanno a non calcolare che poi un pochino di verità a un certo punto arriva nella vita, no? Allora, non lo so, il tema è che le promesse in tempo di coronavirus si verificano nell'immediato, cioè se la politica fino a poco tempo fa aveva tempi molto dilatati, prometto una cosa, l'anno prossimo dovrebbe realizzarsi, un anno e mezzo, tanto fra un anno e mezzo c'è un altro governo e chi si è visto si è visto. Adesso prometto una cosa oggi, teoricamente la dovrei realizzare la settimana prossima. Quindi non lo so come si va. Allora, e resto ancora convinto di questa cosa, il decreto di aprile e questo decreto saranno riempiti con un po' di soldi che arriveranno dalle decisioni dell'Eurogruppo, soldi capestro o meno, adesso non è questo il tema, magari ne Certo. parliamo dopo, e allora si può alzare. Banalmente, la cosa migliore da fare era alzare la soglia dei 25.000 senza garanzia, che ha 50-75.000 euro. Allora a quel punto
se la garanzia al 100%, scusate, ho detto senza garanzia, volevo dire con garanzia Certo, statale al 100%, a quel punto la banca in 2 giorni te lo eroga il fido. certo. È E così. così riparte tutto subito. È così, è così. Tra l'altro, la cifra dei 25 non è che vado in banca e mi danno automaticamente 25.000 euro, ma deve essere correlata al fatturato. Quindi se io sono una piccola, piccola azienda, sono un artigiano con pochi dipendenti e il mio fatturato è proporzionalmente più basso, magari posso arrivare fino a 10-14 mila euro, Non c'è dubbio. 15 mila euro di fido. Quindi non è, anche lì c'è una soglia intermedia, quindi non è che busso e mi danno 25 mila euro, dato anche questo va specificato. È così, è così. Quindi la cosa migliore sarebbe stato innalzare la soglia, ma se non ci sono soldi non puoi innalzare la soglia, fondamentalmente. Senti, tu dicevi a questo punto qualunque cosa uno pensi del governo, delle trattative europee, stiamo per ora sul piano dei fatti, poi però ti chiedo un'opinione. Tutto si gioca sull'intesa europea. Conte fino a ieri Purtroppo sì, sì. appunto, in contrasto con quanto la verità ha più volte suggerito, ormai sono tre o quattro editoriali del direttore Belpietro e tuoi pezzi a supporto a dire no, qui dobbiamo fare da soli, dobbiamo fare un'emissione, dobbiamo, diciamo, cavarcela con le nostre forze. Però Conte insiste su un'altra posizione. Lasciamo perdere che a tanti di noi non piace quella degli Eurobond, ma la notizia di Sì. mezz'ora fa è che Angela Merkel ha detto un no chiarissimo ed è uno schiaffo in faccia a mezz'ora dall'avvio dell'Eurogruppo. E ti chiedo una valutazione, con quali auspici comincia questo Eurogruppo? Non auspici negativi, o almeno questo non lo so, poi dopo le rotture possono anche portare a qualcosa di positivo, anche se in questo momento no, non lo vedo. Il tema è molto semplice. Gli strumenti legati a delle condizionalità ben precise sono quelli che i paesi del nord Europa vogliono concedere. Certo. Cioè, mi spiego, faccio una richiesta al Fondo Salva Stati, al MES, ottengo cifre tra l'altro risibili, che poi posso utilizzare a leva, ma queste cifre sono legate a un impegno di spesa, che può essere di varia natura, può essere sul modello greco, per cui una sorta di troica che non esiste più, ha cambiato nome, ma comunque può sempre riorganizzarsi in breve tempo, che poi impone una serie di scelte politiche imposte dall'esterno, quindi non italiane, sui conti pubblici, È così. sulle pensioni, e sugli stipendi pubblici, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, potrei utilizzare quei soldi lì solo per determinate spese, vedi la sanità, ad esempio, quindi spese emergenziali. Tra l'altro, una delle proposte che poi è arrivata sul tavolo era quella di allargare agli Eurobond a una sorta di recovery, poi sono girati talmente tanti nomi per montare un po' la fuffa. Certo. Quindi comunque delle missioni congiunte, quindi dove tutti i paesi UE si prendono il rischio del debito, ma quelle cifre possono essere, quelle somme, pardon, possono essere spese solo per determinati investimenti, quindi ospedali, mascherine, eccetera, eccetera. Ma quello non basta per mandare avanti l'economia. E Non c'è dubbio. dall'altra parte, emissioni Eurobond, o chiamiamoli quindi strumenti di indebitamento collettivo europeo, e non vogliono essere accettati. Cioè il debito dell'Italia deve rimanere debito dell'Italia, anche se siamo in un'emergenza che, diciamo, in questo mondo non vedeva, possiamo dire, da un centinaio d'anni, ecco, diciamo, o comunque dalla Seconda Guerra Mondiale, ecco. L'Europa dice no, no, ognuno deve garantire col proprio debito e con i propri pilastri. Se non li hai, è un problema del singolo paese, ma la Germania non si impegna a riconoscere e a garantire parte di questo debito. Il punto è semplicemente questo. Dall'altra parte, se posso aggiungere, 15 giorni fa ormai
c'era stata questa famosa lettera dei 9 paesi, tra cui la Francia e l'Italia, che diceva, vabbè, mettiamo noi, garantiamo in 9. Questa strada è stata pure bloccata dal fronte del Certo. nord, dal cosiddetto fronte del nord, perché questo vorrebbe dire rompere l'euro. Cioè, di fatto hai un euro di serie A, un euro di serie B o comunque un euro a due velocità. Se tu hai un gruppo di 9 e gli altri, hai già spaccato in due l'Europa. E anche questo non è accettabile. Poi non abbiamo, perché la domanda è perché, che magari rivolgo a te, perché non abbiamo avuto la forza di portare avanti questa strada? Perché la Francia poi l'ha abbandonata? Questo Chiaro, chiaro. secondo me è uno dei temi. Perché 9 paesi, 10 avrebbero potuto fare una missione garantita da un pool di 9 che comunque è più forte che da uno solo. Ma anche questo non è passato. Non c'è dubbio sul fatto che poi la Francia tenda a giocare per sé. Però a questo punto torna d'attualità è una proposta che tu hai lanciato una settimana fa, che è una proposta politicamente molto coraggiosa, ardita, ma tecnicamente possibile, autorizzata anche nel rapporto, diciamo, tra Roma e Washington e che, diciamo, porterebbe l'Italia in un'orbita anche geopolitica che dovrebbe essere quella, diciamo, auspicabilmente propria dell'Italia. Vuoi ricordare questa ipotesi che tu hai formulato qualche giorno fa? Fondamentalmente, non è la prima volta che l'Italia emette BTP in dollari, è autorizzata dalla SEC e mi pare sia 4 o 5 missioni già avvenute, cifre molto più contenute, emesse in dollari. Allora, il tema è chi fa da prestatore di ultima istanza alle missioni italiane? Se non Certo. lo può fare la BCE, ma l'Italia non lasciamo stare, chi lo fa? Allora il tema è, può farlo la Fed? O meglio, possiamo emettere un bond di una taglia almeno superiore ai 50 miliardi in dollari solo per il mercato americano? Allora, tecnicamente sì, quali possono essere i problemi? Allora, il primo è che non puoi farlo senza un ok politico, cioè la Casa Bianca va da un pool di banche e dice acquistate. A questo tasso, cioè acquistato un tasso che è di mercato ovviamente, Certo. l'intero ammontare del bond e di fatto la Fed non direttamente ma indirettamente poi diventa prestatrice di ultima istanza. Ovviamente il problema si pone al termine dell'emissione perché comunque ti stai indebitando in valuta estera che non è la tua valuta Certo. e questo è sempre un grosso problema di gestione. L'abbiamo visto con paesi del terzo mondo, ma il paragone è corretto, diventa molto pericoloso perché se la forchetta tra la tua valuta e quella in cui hai emesso il bond diventa importante, non è più gestibile. Questo sarebbe un enorme problema, a meno che a un certo punto, come dire, quel debito venga parzialmente cancellato e intervenga la Fed. Ovviamente perché questo accada deve esserci uno scambio politico molto importante, cioè a un certo punto un governo dovrebbe porsi, resto nella sfera europea, sì, ma come vassallo degli Stati Uniti, mi porto verso la Cina, resto l'ultimo paese dell'Unione Europea, cioè sono scelte politiche molto, molto Certo, importanti. Personalmente non avrei tanti dubbi, io guarderei molto agli Stati Uniti. Però, però sono scelta politica. Senti Claudio, siamo in chiusura. Grazie per aver, diciamo, dato una chiave di lettura della giornata e anche riproposto questa mossa del cavallo. Naturalmente ora vedremo come andrà l'Eurogruppo, poi è preannunciato l'ennesimo intervento, diciamo, nel suo orario ormai consueto verso le 8:20 del Presidente del Consiglio. E su tutto questo l'informazione sarà domani mattina in edicola. Sulla verità, colgo l'occasione, visto che Claudio Antonelli è anche responsabile della piattaforma digitale, per ricordare che se avete programmato di non uscire domani mattina o di non uscire in questi giorni, c'è un'edicola sempre aperta che è quella di laverita.info e lo ricordiamo sempre con l'opportunità di far tesoro di offerte d'abbonamento particolarmente vantaggiose, 40% di sconto, insomma, con 15 euro avete l'abbonamento per un mese, con una sessantina di euro per 6 mesi. Mi pare davvero, Claudio, siano offerte notevoli, no?
Sì, noi abbiamo, anzi, io mi ringrazio, mi scuso con tutti i lettori che hanno avuto problemi negli ultimi giorni. Abbiamo finalmente però migrato i sistemi di pagamento e anche l'app. Abbiamo creato la possibilità di accedere a tutte le offerte della verità con una sola mail, con un solo accesso al sistema di pagamento. E che tra l'altro diventa il medesimo di Panorama, per cui più avanti, se qualcuno volesse acquistare E la Verità e Panorama, avrà ovviamente la possibilità di farlo con sconti dedicati e tutto dalla medesima mail. E per Panorama intendo anche il cartaceo. Quindi ancora qualche giorno stiamo aspettando, perché non è stato, è un'operazione abbastanza delicata e unica anche in Italia, per cui ci vorrà ancora qualche giorno, ma poi il servizio, questo garantisco, migliorerà decisamente. E peraltro già ormai da diversi giorni tutti quelli che hanno avuto un problema, eccetera, sono stati ricontattati via mail, hanno avuto l'indicazione di come muoversi. Insomma, la sensazione è che anche qualche piccola ora di disagio sia ormai in via amplissima di superamento. Allora, Grazie. grazie di cuore a Claudio Antonelli, grazie a chi ci ha seguito. Appuntamento domani con la verità, sia in edicola che digitale. Grazie Claudio, buon lavoro. Buona serata a tutti, grazie.